con Elisa Coco, una delle curatrici, per presentare la 13ª edizione di San Prefer Cake, Bologna Lesbian Film Festival, al nuovo cinema Nosadella dal 24 al 26 settembre e su OpenDDD online dal 27 settembre al 3 ottobre 2021. Ben trovata! Ciao, ciao Federico, ben trovate, ben trovati a tutti quelli che ci ascoltano. Come sempre raccontiamolo a chi non lo conosce. San Prefer Cake è un festival di cinema lesbico che propone film appunto a tematica lesbica e anche femminista, quindi ovviamente il nostro focus è quella, la nostra passione, da dove siamo nate, però ci interessa un po' presentare i lavori che secondo racconto anche tutta la parte di movimenti politici femministi, insomma che sono la nostra vocazione politica, ecco, da dove veniamo. E quindi questa nasce 15 anni fa, siamo alla 13ª edizione perché abbiamo avuto insomma uno stop di 2 anni quando la creatrice del festival, direttrice artistica, insomma per i primi anni, Luchi Massa, che ha avuto una brutta malattia, il festival l'avevamo sospeso, poi Luchi è morta e noi abbiamo deciso di proseguire il suo lavoro, di creare un'associazione che portasse il suo nome e di continuare appunto questo festival che lei aveva immaginato, creato con una passione veramente enorme, quindi insomma per noi è ovviamente un progetto culturale ma è molto anche un progetto di politica culturale, quindi la nostra concezione è quella, l'idea di poter contribuire a far circolare degli immaginari importanti attraverso il cinema, questa è la passione del festival. Quante opere presentate in questa edizione e come si caratterizza? Quest'anno abbiamo 25 film tra lungo e cortometraggi, ovviamente fiction, documentari, più spostato diciamo sul versante documentario quest'anno, un po' per questioni legate a un po' alle dinamiche produttive e distributive, un po' perché la dimensione del documentario ovviamente rispetto a un cinema politico come il nostro è quella che in qualche modo dà più spazio e anche più sostenibile forse. Un punto di vista di risorse. Abbiamo anche un bello spazio dedicato ai cortometraggi che sono diciamo, una nostra grande passione da sempre, per cui ci sono 2 slot dedicati ai cortometraggi nella mattina del sabato e nella mattina della domenica e avremo anche una sezione invece di ospitalità di corti che vengono dalla Palestina, dal Festival Shashat, un festival con cui quest'anno appunto abbiamo attivato una partnership e abbiamo deciso di creare una piccola vetrina di loro produzioni, di registi palestinesi, perché ci interessava aprire una finestra appunto sulla resistenza delle donne palestinesi, in un momento in cui sappiamo ci sono tante emergenze, ma quella palestinese è una questione che rimane sempre aperta. Tra l'altro abbiamo anche cercato di coinvolgere una regista, ma insomma come potete immaginare uscire dalla Palestina è veramente molto difficile, quindi non ci siamo riuscite insomma. E poi ovviamente avremo appunto alcune fiction che presentiamo, in particolar modo vorrei citare un film, un biopic di Tori Hanson, che è un personaggio insomma che a me piace molto. Abbiamo già dato un film che era in quel caso documentario dedicato all'ultima fase della sua vita, invece in questo caso abbiamo una fiction dedicata alla sua giovinezza, di pittrice, illustratrice, molto fuori dagli schemi, e appunto dopo insomma una prima relazione aperta con un uomo sposato, tra l'altro quindi un po' scandalosa al tempo, inizia diciamo il suo percorso di desiderio lesbico, quindi la pellicola racconta questo momento qui e insomma siamo molto felici di ospitare questo film, perché appunto è un personaggio che avevamo già ospitato anni fa con una mostra dedicata ai Moomin, che sono le sue creature che insomma sicuramente chi ti ascolta insomma conoscerà, perché sono insomma, sulla cresta dell'onda da decenni ormai. E poi invece per citare qualche altro film volevo dare un po' di visibilità all'unico film italiano che abbiamo in programma, che è Il terribile inganno, che è un film della regista Maria Arena dedicato al movimento Nuna di Meno, un documentario insomma che racconta un po' la nascita e il percorso appunto in Nuna di Meno, in particolar modo Milano, che è la città dove la regista vive, ma con alcuni momenti insomma di
racconta anche degli incontri nazionali, tra l'altro molti di noi erano anche presenti, quindi come dire c'è anche un valore affettivo che si lega a questo film, perché è un percorso a cui abbiamo partecipato, quindi insomma siamo felici che sia stato realizzato questo progetto per raccontare questa esperienza anche a chi magari non fa parte del movimento. Poi volevo citare anche Generation, che invece è un ritorno di Monica Troit, che è una regista lesbica insomma, che lavora da tanti anni, che non amiamo molto, che aveva realizzato 20 anni fa il documentario Gender Nauts, e appunto quest'anno ha fatto uscire questo lavoro che è la continuazione di Gender Nauts 20 anni dopo, quindi rincontra le stesse protagoniste di allora contando che cosa è successo in questi 20 anni, quindi di figure appunto che rompevano gli schemi di genere e che hanno continuato a romperli per tutto questo tempo, quindi insomma è molto interessante anche questo progetto qui. E poi sicuramente dobbiamo citare Rebel Dykes, perché quello che ci ha dato un po' il filone quest'anno, sia dell'immagine che abbiamo scelto, un po' che del mood che abbiamo portato avanti, quindi quello delle lesbiche ribelli, delle donne ribelli, delle figure anticonvenzionali. Ce n'è un documentario inglese che racconta la scena lesbica post-punk a Londra ed è veramente molto molto interessante. Cito l'ultimo film, che anche questo è un documentario di cui si attendeva con trepidazione l'anteprima in Italia negli ambiti di movimento, che è il film con cui apriamo, Female Eyaculation, un film di una regista tedesca, Julia Ostertag, che racconta appunto l'eiaculazione femminile, questo grande mistero di cui poco si parla, con più che altro anche tutti i percorsi politici di riflessione pratica sulla sessualità femminile come forma anche proprio di lotta politica, di liberazione. E sono presenti anche delle attiviste italiane, e all'inaugurazione insomma del festival, la prima proiezione, non è proprio l'inaugurazione, la prima proiezione, sarà presente anche Valentine Frida Watt, che è una attivista post-porno italiana di Torino, una compagna che si occupa di questi temi e che compare anche all'interno del film, ha partecipato appunto alla fase insomma di prese, di interviste, e quindi insomma potrà anche rispondere un po' alle domande del pubblico. Un'edizione in presenza e online con qualche differenza. Noi siamo felicissime di essere tornate in presenza, perché penso che l'esperienza dei festival lo sia un po' per tutti i festival, è un'esperienza che ha molto a che fare con la compresenza dei corpi, anche vedere un film al cinema insieme è un'esperienza completamente diversa da vedere un film in streaming su uno schermo, no? Quindi ecco, il tornare in presenza per noi è una cosa importantissima. Poi il nostro è un festival di comunità, un momento di incontro per la comunità lesbica e femminista in Italia, ci sono donne che verranno veramente da tutte le parti d'Italia, ho sentito compagne dalla Sardegna, da Trieste, da Firenze, da Roma, da Milano, insomma sarà veramente un momento di incontro, quindi ecco, siamo veramente felici di tornare in presenza. Però ecco, la pratica dell'online, per cui abbiamo dovuto in qualche modo allenarci, no, durante questo periodo di pandemia, ci ha fatto capire che una buona pratica di accessibilità è quella di comunque tenere disponibili dei contenuti online, perché ci sono molte che comunque per vari motivi economici e lavorativi, di possibilità di mobilità e tanti altri, magari non riescono fisicamente a raggiungerci. Quindi abbiamo pensato di fare comunque una versione in streaming online con OpenDDD, che è il partner con cui abbiamo lavorato anche lo scorso anno, una piattaforma indipendente che ha un taglio politico con cui noi ci ritroviamo molto in affinità, e quindi daremo alcuni dei film che diamo anche in sala, non tutti, sì, ma daremo degli altri film che invece non saranno in sala, quindi sarà una programmazione un po' mista e integrata. Non tutti i film ci danno l'autorizzazione, non tutte le distribuzioni ci danno l'autorizzazione a proiettare i film online, è sempre una dinamica un po' complessa, per cui insomma chi ci ha dato l'autorizzazione ovviamente ci ha fatto piacere poter rendere disponibile lo stesso contenuto che avevamo in sala, ma abbiamo poi integrato con una selezione fatta ad hoc diciamo per l'online, quindi insomma saremmo felici che chi purtroppo non può venire ma ha la possibilità di seguirci online comunque possa accedere appunto a una parte della nostra selezione. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti web?
Il festival si trova ovviamente online con il sito stampefaircakefestival.com, dove troverete tutto il programma e anche nelle singole schede dei film la possibilità di acquistare i film in sala, però acquistarli online, quindi insomma anche riducendo un po' gli assembramenti per la fila in biglietteria. E dall'home page si può anche accedere all'acquisto dell'abbonamento, perché ne abbiamo sempre la formula dell'abbonamento, e poi appunto le nostre pagine social Stampa Fair Cake, sia su Facebook che su Instagram. Quest'anno tra l'altro insomma siamo particolarmente attive sui social, quindi per chi ci ascolta e voglia di seguirci, stiamo pubblicando tanti contenuti per raccontare un po' quello che sarà il festival, insomma è quello che vedremo insieme. 13ª edizione del Stampa Fair Cake Bologna Lesbian Film Festival al nuovo cinema Notadella dal 24 al 26 settembre e su OpenDDB online dal 27 settembre al 3 ottobre 2021. Un saluto e un ringraziamento ad una delle curatrici, Elisa Coco. A presto! Grazie Federico, grazie a voi e buon lavoro!